Urania, notiziario di astronomia e astronautica, a cura dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben ritrovati da Luca Nobili ed Elena Lazzaretto. Altro che agli atleti delle Olimpiadi, i controlli antidoping andrebbero piuttosto fatti alle galassie, o meglio, a una particolare popolazione di galassie che si sono formate tra i 9 e i 10 miliardi di anni fa. Rispetto a quelle comparse successivamente, presentano la curiosa caratteristica di essere molto piccole, con dimensioni sino a 10 volte inferiori alla norma, pur avendo al loro interno un numero di stelle più o meno uguale a quello delle compagne più grandi. Sin qui niente di strano, se non fosse per qualcosa di imprevisto che avviene nel corso della loro evoluzione. A un certo punto sembra cominciare una crescita lenta ma continua, che le fa gonfiare sino a raggiungere le dimensioni delle galassie più recenti. Il tutto mantenendo però la stessa massa. In pratica è come se un atleta di corporatura esile si presentasse alle Olimpiadi con un fisico da culturista, senza però essere aumentato di peso. I sospetti di doping sarebbero più che legittimi. Nel caso delle galassie, la crescita potrebbe essere spiegata quale risultato della fusione con altre compagne vicine. È uno scenario che, preso da solo, non chiarisce perché la massa finale è la stessa della galassia originaria. Ci deve essere qualche altro fattore di crescita non ancora individuato, quasi certamente perché i dati raccolti non sono sufficienti. Presto però nuove osservazioni potrebbero far luce sul caso, per la felicità degli esperti chiamati a risolvere l'inatteso rompicapo delle galassie gonfiate. Era previsto per dicembre di quest'anno il lancio della sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, il cui compito sarà individuare le zone di atterraggio più adatte in vista della prossima missione umana sulla Luna. La NASA però ha deciso di posticipare tutto a febbraio 2009 per permettere all'aeronautica militare americana di lanciare nello spazio un proprio prototipo robotico. Il rinvio, annunciano alla NASA, alleggerisce il fitto programma di missioni e inoltre la nuova finestra di lancio permetterà di scegliere la data della partenza con maggiore flessibilità. Peccato che l'attesa venga a costare cara, ben 7 milioni di dollari per ogni mese di ritardo. Il rinvio, tuttavia, non dovrebbe compromettere i progetti a lunga scadenza dell'agenzia americana, che progetta il ritorno dell'uomo sulla Luna entro il 2020. Ancora dettagli da aggiungere all'identikit dei pianeti più ricercati dello spazio, quelli che possono ospitare la vita. Secondo un nuovo studio, la somiglianza con la Terra non deve fermarsi all'aspetto esteriore. Un fatto decisivo, una delle condizioni necessarie alla vita, è anche la presenza di un nucleo metallico. Quello terrestre, infatti, produce il campo magnetico che avvolge il nostro pianeta. Priva di campo magnetico, anche la Terra sarebbe del tutto inospitale. Per questo motivo, nella ricerca dei pianeti candidati ad ospitare la vita, bisogna scartare quelli che esteriormente sembrerebbero avere le carte in regola, ma che in realtà sono privi di un nucleo metallico. E con questo è tutto. Dalla redazione di Urania, una buona continuazione. Urania vi dà appuntamento alla prossima edizione e vi ricorda che potrete trovare altre notizie visitando il sito www.celoblu.it.